Buon Ferragosto 2021! Buon Ferragosto a tutti! Allora, siamo nel Ferragosto del 2021, un Ferragosto che all'inizio sembrava quasi molto normale, sembrava quasi anche molto tranquillo. E tutto questo perché si cercava di comprendere o di divulgare che tutto il nero che abbiamo passato in questi mesi fosse finito e praticamente tutto il bello di questo paese, di questa città, tornasse alla normalità. Quindi, cosa è successo? Si è visto come abbiano mandato moltissime persone già da luglio in ferie, parti di alcune famiglie, persone che lavoravano in continuazione, ma che da luglio già hanno svuotato la città. Io posso assicurarvi che questo è stato il primo anno in cui la città era vuota, mai vista da tanti anni a questa parte. Sembrava quasi come se fosse tornato il benessere, fosse tornata la possibilità di andare in ferie, di divagarsi, e quindi buona parte del popolo italiano faceva tutto questo. Sembrava proprio che la situazione fosse ormai delle più felici, delle più pulite per questo momento. E invece la realtà qual è? Qual è la realtà? La realtà è che in verità siamo in un trimestre. Quindi parlo di giugno, luglio e agosto, in cui le persone hanno tentato in tutti i modi di spengere la loro paura verso le nuove diminuzioni della libertà. È palese, lo vediamo in giro, c'è una voglia scatenata di divertirsi, di divagarsi, di dimenticare, di far sì che tutto quello che abbiamo passato sia stato solamente un brutto sogno, sia stato solamente un ostacolo, una guerra che abbiamo passato e abbiamo finalmente finito. In realtà no. In realtà no. Perché lo possiamo vedere in giro, quello che stanno dicendo, quello che stanno facendo. E ci stanno facendo capire che l'autunno-inverno sarà peggiore di quelli passati. Perché loro fanno questo? Fanno questo perché sanno che la maggior parte delle persone manda giù il calice amaro, manda giù il calice di dolore, ma non dice nulla. Non dice nulla in parte perché la maggior parte non capisce cosa gli stiano facendo come truffa. E invece gli altri, pur capendolo, non hanno né la forza né
né le capacità di dire nulla. Di dire nulla, quindi è come se si vivesse ogni giorno di luce quasi come fosse l'ultimo. È una sensazione terribile, è una sensazione orrenda. Basta che sentite parlare ragazzi, ragazze, sentite parlarle e non si dice più ho progetti per, voglio fare questo, il no, come se oggi ci siamo, domani non lo sappiamo. È molto terribile questa cosa, è molto triste, e però è la verità in questo momento. In questo momento non ditemi che ci sono persone che, diciamo, studiano o comunque ragionano, comunque fanno dei sogni, sognano questo futuro. È veramente come se ognuno di noi vivesse questi giorni come minuti a perdere. Ed è una cosa gravissima, perché lo si vede dai sorrisi, i sorrisi di cartone. Si vede nei sorrisi di amara accettazione di una vita che è un compromesso di dolore. Non me la sento di dirvi buon Ferragosto, non me la sento, non è un buon Ferragosto. È un Ferragosto che deve essere di riflessione, un Ferragosto che deve essere di una stanza, uno specchio, un libro su cui cercare di esprimere, cercare di riflettere, cercare di costruire una risposta, costruire un giorno migliore. Ce la faremo a costruire un giorno migliore? Ce la faremo a costruire dei mesi migliori? Serve un impegno enorme, serve una forza grandiosa, serve una decisione, un essere decisi, un essere forti, servono muscoli, serve carattere, serve amore per la vita. Amore per la vita, quello che da 2 anni a questa parte stiamo dimenticando. E serve l'amore per la libertà. Io penso questo quest'oggi, e non vi nascondo la mia grande preoccupazione, la mia grande perplessità, la mia grande speranza che cambi, speranza che cambi radicalmente, come posso dirvi, speranza che passi radicalmente un pensiero errato, un comportamento errato, questo comportamento di dispiacere, questo comportamento di essere sottomessi, questo comportamento di sottomissione deve finire. Finirà? Non lo so. Non ho perso la speranza, ma non è neanche più forte come prima. Ce la dobbiamo fare, però. Dobbiamo essere più forti, dobbiamo essere più decisi, dobbiamo essere più amanti della vita.
e la vita non è questa. Per quanto possibile, fate un Ferragosto sereno e cercate per quanto possibile di riconquistare una lucidità mentale d'onore. Ciao a tutti.